Zombie Apocalypse. Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti e a tutti, alla faccia di chi mi vuol male e alla faccia anche chi dice sempre non fare un cazzo, ecco, non me ne interessa niente, io i video continuo a farli, alla faccia di voi che siete haters di cavolo e alla faccia di chi soprattutto non mi può vedere e non mi può sopportare, sia su YouTube che nella vita reale, non me ne può fregare meno, almeno non mi sopporta, mi vuole bene. E mi ha cresciuto lei e mi ha educata lei. Quindi, anzi, lei mi ha detto, se c'è qualcuno che non vuole fare video, tu falli, spingi e fai video. E fregatene, perché quelli non ti capiscono, quelli non ti conoscono, non sanno chi sei. Quindi, falli. Anzi, digli di andare a quel paese. Ecco, giusto. Scusate un po' la polemica, ma ci stava. Questo è un video, non vlog che diciamo, questo è un video... di polizie, ragazze, stavolta ho deciso di farmi di polizie e dopo pulisco la mia camera e basta, perché il resto, ragazze, l'avete già visto come pulisco, quindi vabbè, niente. Oggi pulisco la mia camera, quindi si va di là, niente. Dunque, allora qua chiudo e niente, andiamo qui la mia camera, che già è tardi, non so neanche che ore sono, aspettate un attimo, le 10:13, aia. Ecco qua, un attimo, eccolo qua, stavolta lo faccio in versione ASMR, senza musica, senza niente, non so neanche se vi piace, a voi mai lo voglio fare in versione ASMR, che so che a molte piace, senza musica, senza niente, non mi dite niente, se volete faccio un altro stile di versione ASMR, per adesso vi beccate questo, ok? Niente, dai. Buona visione a tutte e buona pulizia a tutte, motivazionale. Questo telefono vuole stare fermo. Vabbè, niente, dai. Cominciamo. Voglio che ne ho, ragazze, non avete idea quanti ne voglio di pulire la camera, però se non lo faccio adesso, quando lo faccio? Già. Quando lo faccio? Me lo spiegate? Sì, allora. Comunque, attimo messo così.
aprite un po' la finestra. Sì, ora un attimo, dai, sto registrando, su. Adesso prendo questi, mettete qua. Thank you.
Non so come la da cucinare, lo si mette, ascolta che sto parlando, sai che un grigio c'è una busta, no, perché pare anche questo, dove c'è quel metro, perché è ancora, perché fammi intendere. Allora, questa è la parecchina che uso per pulire per terra. Questo è quanto ne ce n'è. Vedete? Ce n'è così. Ecco qua. Thank you.
perché non ti abbassi più. Così va bene, un po' storto sto coso. Adesso di qua devo staccarvi per forza. Qui è tutto bello lavato, vedete com'è tutto bello lavato. Non vi faccio vedere il dopo perché tanto sapete già com'è il dopo. Vedete? Ecco qua. Tutto il letto fatto. Qui c'è da mettere tutto a posto, ovviamente, perché è tutto un l'ovvio, vabbè. Ecco qua. Tutto ben ordinato, più o meno. Un cavolo che ho ordinato. Però vabbè, ho fatto del mio meglio, diciamola. Come diceva Noela, si fa quello che si può. Allora, qui devo buttare tutta l'acqua, perché altrimenti così non so come fare. Questa è l'acqua sporca che c'era, tutta l'acqua sporca che vi era. Vedete? Già. È schifo da vedere, però è la verità, ragazzi mia. E niente, adesso faccio uscire l'acqua e a dopo. Ora mi lavo le mani, che è meglio, ho fatto tanta parecchina e niente, ho le mani. Non so dove appoggiarmi, perciò appoggio qua. Qua sopra lo devo anche spolverare, non solo, ok? Devo spolverare e non so se lo farò oggi, magari faccio un altro giorno, vediamo. Questo qui, sì, tutto questo è molto, no, ancora in piena questo, non si butta via nulla qua. Una recensione in breve. Per pulire i vetri e specchi io pulisco questo con, non più con i panni, con i vecchi stracci della lenzuola, perché ho visto che è sbagliato, ma più che altro con i panni microfibra, perché mi ci trovo molto bene, puliscono molto molto meglio dei panni, quelli classici panni. Quindi questo qua, utilizzo questo, ve lo avvicino. Questo qua, vetri spray con l'ammoniaca, effetto antipioggia e non lascia soprattutto aloni, che è importante. Questo è della Dexal, presa all'Eurospin ed è molto buono. Ce n'è un litro, vedete? Qua vi è scritto un litro. E niente, vedete? Un litro. Questo è della Dexal, ve lo faccio vedere. Aspettate un secondo, si vede? Sì. Qua. E niente. Poi ragazzi, per quanto riguarda l'ammoniaca, utilizzo sempre quella di per lavare per terra, ok? La faccio vedere. Allora, questa qua è la varichina, questa qua, varichina per lavare per terra, molto buona e fa la sua giusta pulizia per lavare i pavimenti. Niente,
Questo qua ce l'è, vedete, ve l'ho fatto vedere pure prima. 500.000 litri, ml, vedete? Non so se si legge così, però io penso che si legga così. Ecco qua, vedete? Cioè, no, non si vedrà mai. Ok, sì, l'ha preso, ok. E niente, ragazzi. Come profumo molto bello, mi piace e fa il suo giusto lavoro. Tutto lì, ragazze. Niente. Come, mentre per lavare gli angoli più difficili, come le superfici del bagno, il bagno lavo con la saponetta tessino, scusate, con la saponetta Marsiglia, quella per strofinare i panni e togliere l'odore di sudore, ok? Le macchielone di sudore, cioè sarebbe questa. Aspettate un attimo, ce n'è una tutta strapazzata, sarebbe questa, cioè questa qui, aspettate un attimo, ok? Semplice staccare. Ho questa che è tutta mangiucchiata, ormai lo so, è brutta da vedere, ma questa è questa che vedete. Oppure questa che ho preso dai provenzali, che mi è stata regalata da mia cugina, questa qua. Questa la uso sia per i pennelli che per lavare i, per lavare con la spugna sempre i microfibra o altro, ma solo microfibra io uso per lavare lavandino, bidet e quant'altro. Oppure utilizzo un altro tipo di spugna che è sempre buona per il bagno. Questa ve la sto facendo vedere, che è una saponetta che la utilizzo per, anche per lavare i pennelli o le superfici del bagno. Questa idem lo stesso. Niente. Nulla. Allora, o utilizzo quella dove l'ho messa. Non la trovo. Boh, vabbè, se l'avrà presa mia nonna. Si può darsi. Una spugna che la utilizzo sempre lì per pulire il, come si può dire, il lavandino, il bidet o il cesso, quello che è, vabbè. Importante che si pulisca. Sì, voi vedete che lavo a mani nude, ma perché non ci trovo a lavare con i guanti, però da qui in avanti se ci riesco lavo anche con i guantini, mi munisco i guanti, ok? Niente ragazzi, questo era tutto, adesso andiamo di là e chiacchieriamo un po'. Scusate ragazzi, mi sono dovuta soffermare a spazzare perché ho visto che c'era troppo disordine, ho detto no, devo spazzare perché non posso vedere questo disordine che c'è, è allucinante proprio per terra, quindi ho dovuto spazzare un po', ok? Perdonatemi in attesa, ma è così. Vedete, oggi parecchi video qui per poi pulisco la casa, pazienza, no? Altro che qui ci lavava a spazzare tutto. Qui poche chiacchiere più fatti, che sarà meglio. Ciao. Allora, questo è tutto così. Perfetto. Aspetto un accento. Ok ragazzi mia, voi non vedete, ecco qua che appaio un fantasma.
aspettate un secondo. No, così non ci sta, ragazzi. Faccio come posso. Allora, questa alzo la sedia nel meglio, come tutte le altre. C'è troppo. Cos'è questo? Niente. Aia, c'è il ginocchio, tanto mi vuoi mollare. Intanto il mio ginocchio va un po' ballerino. Vuole mollare, io non so perché fa così, boh. Possibile, un po' di nuovo. Sto registrando da prima e stavo spazzando tutto per tutto in tutto a casa e niente, adesso sono qui in poggiolo, sto godendo del sole e adesso niente, dopo chiudo perché sono un video che è davvero troppo lungo e quindi non lo so, penso che metterò un video in ASMR, vediamo se può piacere, ma non è detto. Ci posso provare, vediamo cosa ne esce fuori, non è detto. Tanto è facile della giornata che, scusate il trapano, ma ci sono muratori da queste parti e sto lavorando, quindi è impossibile non sentire il trapano, ma vabbè, dettagli. Io nel frattempo sono seduta qui, vedete come sono seduta qua.
Mi sto un attimo riposando e poi riprenderò le pulizie. E niente. Ok, se questo video vi è piaciuto mettete un like, un supporto, un commentino e attivate la campanella. Ciao ragazze, a presto, un bacio, ciao ciao!